Ciao a tutti, oggi preparo la galette de roi, un dolce francese che si prepara in occasione della festa dell'Epifania. Gli ingredienti sono scritti nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo come prepararlo in modo semplice. Per questo dolce occorre la pasta sfoglia, potete prepararla in casa con la mia ricetta oppure acquistarla. In questo caso occorreranno 4 rotoli rotondi. Per un risultato ottimale andranno messi a due. Quindi li apro sul piano di lavoro e li sovrappongo. Infarino leggermente e ci passo col matterello delicatamente, facendoli aderire da entrambi i lati. E poi li arrotolo e li metto in frigorifero. Faccio la stessa cosa con le altre 2 sfoglie. Adesso preparo una piccola dose di crema pasticcera, conservo l'albume che mi servirà per far aderire la sfoglia successivamente. Metto il tuorlo in una terrina con lo zucchero e li lavoro con la frusta. Aggiungo l'amido di mais e un cucchiaino di latte. Poi lo faccio integrare mescolando. Adesso verso il latte in un pentolino ci metto una scorzetta di limone o se preferite di arancia. Lo porto sul fuoco facendogli sfiorare il bollore. Poi tolgo la scorza di limone e ci verso il composto con le uova. Mescolo fin quando la crema non si sarà addensata e si addenserà quasi subito perché il latte è già caldo. Trasferisco la crema in una terrina per fermarne la cottura. Ci aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, mescolo bene e copro con pellicola trasparente a contatto e lascio freddare fino al momento dell'utilizzo. Preparo la crema frangipane, metto il burro a temperatura ambiente in una terrina, lo lavoro fino a renderlo cremoso. Poi aggiungo lo zucchero e lo lavoro ancora per qualche minuto. Metto l'estratto di vaniglia e, se gradite, anche un cucchiaino di rum. Adesso aggiungo le uova a temperatura ambiente, una alla volta, e le faccio assorbire. È arrivato il momento di mettere la farina di mandorle. Mescolo con la spatola facendola integrare. Ottengo un composto abbastanza compatto. Se dovesse risultare meno denso, lo ripongo in frigorifero per 15 minuti. Preparo le basi della torta. Tolgo le sfoglie dal frigorifero. Dovranno essere ben fredde. Apro la prima sul piano di lavoro e la coppo con una tortiera del diametro di 24 cm. La taglio per tutta la circonferenza con un coltello. Fatto ciò, la faccio scorrere su un vassoio e taglio l'altra sfoglia, leggermente più grande della prima. La faccio scorrere su un vassoio e se notate che nel frattempo le sfoglie si sono leggermente ammorbidite, le rimettete in frigorifero. Adesso unisco le 2 creme, verso la crema pasticcera nella frangipane e mescolo bene. Poi la inserisco in una sac à poche.
Adesso prendo la sfoglia più piccola ed inizio a farcirla con la crema. Parto dal centro e mi allargo a spirale. Mi fermo a 3 cm dal bordo esterno. Metto tutta la crema. Poi inserisco la sorpresa. Io metto delle mandorle pelate, ma potete mettere quello che preferite. E chi le troverà nella propria fetta sarà proclamato re per un giorno. Adesso spennello il bordo libero con l'albume che avevo messo da parte, lo sbatto leggermente con la forchetta prima di distribuirlo. Posso coprire il dolce con la sfoglia più grande, la arrotolo sul matterello e poi la srotolo sul dolce, cercando di coprire bene tutto il ripieno. Se ci dovessero essere delle parti di sfoglia in esubero, le tagliate con un coltellino. Poi premo tutta la sfoglia con le dita, facendola aderire bene. Metto il dolce nel congelatore per 10 minuti. Trascorso il tempo di raffreddamento, con un coltellino piego la sfoglia verso l'interno, ad intervalli di un centimetro l'uno dall'altro, per tutta la circonferenza, ottenendo questa deliziosa decorazione. Poi sbatto due tuorli e spennello tutta la superficie della torta. La metto nel congelatore per 10 minuti. Dopo 10 minuti spennello di nuovo il dolce con i tuorli e la lascio freddare ancora nel congelatore per altri 10 minuti. Adesso posso decorarla. Intanto con uno spiedino faccio un buco al centro, che mi servirà come punto di riferimento, e con un coltellino faccio degli archi su tutta la superficie. Non affondo il coltello, la sfoglia dovrà essere incisa leggermente, non tagliata. Adesso faccio dei buchi con lo spiedino per far uscire l'aria durante la cottura, così il dolce manterrà la forma. Fate tanti buchi. Il dolce è pronto, lo metto nel congelatore fino al momento di infornarlo e nel frattempo porto a temperatura il forno. Adesso sistemo il dolce sulla teglia da forno. La mia è rotonda, ma potete utilizzare anche la teglia standard del forno. E quando il forno è arrivato a temperatura posso infornare nel forno caldo statico a 200 gradi per 15 minuti. Metto il dolce nel primo livello del forno partendo dal basso. Dopo i primi 15 minuti di cottura abbasso il forno a 180 gradi e proseguo la cottura per altri 30 minuti. Ed ecco la galette de roi in tutto il suo splendore. La lascio intiepidire e preparo lo sciroppo con acqua e zucchero. Lo porto sul fuoco, lascio sciogliere lo zucchero e appena bolle lo tolgo dalla fiamma. Lucido il dolce con lo sciroppo di zucchero, aiutandomi con un pennellino. E una volta ben freddo, è pronto per essere servito. Sono due strati di sfoglia croccantissima e un cuore delizioso morbido. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Un bacione a tutti e buona Epifania, che tutte le feste le porta via. E domani, mi raccomando, tutti a dieta. Thank you.